È passato qualche giorno da quando eravamo qui sulla sede della strada statale 18 nella circostanza, in quel caso, delle mareggiate che stavano martoriando il centro nord terreno della Calabria. Siamo ritornati oggi qui, sempre sulla sede della statale 18, tra Nocera. Terinese e eh, Amantea perché la strada statale 18, già eh, messa, diciamo, eh, stressata dal mareggiate dai problemi che ormai da due anni la affliggono che è quella del rischio crollo nel frattempo un altro pezzo quello adiacente al porto di questa statale è crollata la tecnica come avevamo già detto è sempre quella dell'accumulo dei massi e intanto la burocrazia continua diciamo a eh, praticamente eh, il suo lento iter attraverso conferenza di servizi, ricorsi al TAR e quant'altro. Eh, eh, sulla statale 18, qui a cavallo tra le due province di Catanzaro e Cosenza, ci può essere simbolicamente racchiusa il dramma di questa nazione, il dramma di questa regione. I pareri dello Stato che rallentano le decisioni dello Stato e viceversa, la burocrazia che si rinvia eh, da una seduta all'altro. Pensate la conferenza dei servizi pronta per iniziare dei lavori, poi si accorgono che uno dei comuni, Nocera Terinese, a questa conferenza dei servizi non era stato invitato. Quindi tutto da rifare, tutto da capo, altre giornate, altri mesi che si perdono. E in Intanto la Stratale 18 ha ceduto in un altro pezzo. A questo punto è insomma un qualcosa che ristabilisca il pudore agli enti, allo Stato, il pudore ad un ente come l'ANAS che da due anni praticamente ha messo in atto una drammatica opera di difesa che costa milioni di euro ma anche una drammatica sceneggiata, il dramma di un paese che divora se stesso, di una burocrazia che divora, divora eh, eh, l'apparato stesso dello Stato, la capacità di decisione dello Stato, delle decisioni politiche amministrative. Insomma una eh, vicenda che sta che è drammatica e grottesca nello stesso tempo. Stamattina ancora una volta qui in questo piazzale di fronte alla Statale 18 si sono raccolte un numero di cittadini, alcuni consiglieri comunali di Amantea, eh, alcuni agricoltori che ancora una volta denunciano, lanciano il grido di allarme, perché se la Statale 18 cede... Pensate, eh, eh, si interrompe ogni comunicazione con il resto. Della regione con l'altra provincia. Eh, da otto anni è crollata la via alternativa a questa, la vecchia sede della strada 18 perché è, crollata, eh, è crollato il ponte di, eh, di Savuto. Anche lì, otto anni che il ponte non c'è più, portato via da una eh, piena del fiume Savuto, non si capisce a che punto è. Eh, la pratica per ricostruirlo eh, qualche mese fa. In Commissione regionale dei lavori pubblici era stato eh, approvato un emendamento che eh, appunto, mettesse in bilancio la somma necessaria per ricostruire il ponte sul Savuto, ma ad oggi non sappiamo nulla se non eh, rintracciare questa possibilità di finanziamento appunto, sul... Eh, sulle pratiche impolverate che si accumulano sui vari tavoli delle istituzioni nazionali, regionali e amministrative. Andiamo a vedere qual è l'umore invece dei, degli agricoltori, dei lavoratori che in questa area eh, eh, la, comunicazione hanno, la comunicazione stradale di, 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 ne hanno bisogno come il pane qui c'è eh, la eh, coltivazione intensiva della eh, cipolla di tropea, insomma c'è un'economia. Sono tutti molto preoccupati da anni con eh, eh, il crollo del, fiume, del ponte del fiume sul Savuto appunto del Ponte sul Savuto hanno diciamo, dovuto allungare eh, il, eh, la via. La strada per arrivare appunto in questi campi dove si coltiva eh, la cipolla. C'è molta tensione, c'è molta rabbia, c'è molta eh, delusione. Qualcuno a questi eh, cittadini, a questi cittadini della Repubblica Italiana dovrebbe dare una risposta, altrimenti, dietro l'angolo, eh, il sentimento dell'antipolitica è sempre in agguato. Quali sono le vostre, eh, vostre lamentele, quali sono le vostre richieste e soprattutto qual è il vostro stato d'animo di eh, operatori economici che da questa vicenda, insomma presumo, eh, abbiate diversi danni da eh, più tempo? E come agricoltori abbiamo migliaia di euro all'anno di disagi e poi con mezzi ingombranti, con trattori, creiamo anche disagi agli altri. O possiamo causare incidenti, ma adesso che le mareggiate più volte stanno credendo la statale, non abbiamo più alternativa. Per quanto riguarda il ponte, ci sentiamo un pochettino abbandonati e presi in giro perché sono circa nove anni ed è stata una, una disgrazia annunciata perché già. Dal 2005 sono state fatte delle denunce per il collo della Briglia, però non si è intervenuto. Ma su questo voi avete fatto anche una manifestazione sul Ponto, che, eh, insomma, avete fatto anche iniziative, ci sono stati politici. Cioè, quali sono stati gli impegni di questi politici? E chi sono stati? Perché insomma qui siamo per... Eh, chi è venuto qui ad impegnarsi eh, per dare una soluzione a questo problema? C'è stata la Ferro che aveva preso degli impegni, c'è stato... La l'ex assessore dei lavori pubblici Gentile che oltre a due anni fa aggiorna e stanzieremo i fondi, la Ferro che ultimamente prima dell'elezione regionale era uscito con un articolo che il CIP ha finanziato il ponte, però noi ormai non crediamo più alla politica, chiediamo un incontro alla Regione Calabria come esponente sia della Regione che della Provincia affinché si risolva una volta per sempre questa situazione. Quindi eh, adesso voi ponete il problema di richiedere un incontro. A tutti gli amministratori locali, con tutti i sindaci interessati al problema, a Mantea, Nocera, Cleto, Aiello, Falerna, San Mango, con tutti gli amministratori interessati. Qui ci sono agricoltori insomma, che eh, oltre ai campi noti della cipolla, ma insomma ci sono anche allevatori. Quante categorie diciamo investe il problema soprattutto economico? E ci sono esponenti dell'area PIP, la zona PIP che ha molti problemi, ci sono agricoltori, ci sono allevatori, ci sono commercianti, è un po' investe tutti quanti. Immaginiamo una nevicata sul tratto del lago Negro, non c'è più alternativa. Quindi questa è l'unica Crolla la SS-18, il ponte è già crollato. Ho lasciato crollare, come più volte abbiamo sempre detto, non c'è alternativa, non si può passare. Noi siamo proprio qua, dobbiamo chiudere. Chiediamo... Questo non è solo un annuncio, ma se non abbiamo risposte concrete, quanto prima faremo una manifestazione un po' più eclatante. Del tipo? Un blocco, o andare alla Regione Calabria, alla provincia, presidiare, se è possibile anche incatenarci perché abbiamo anche le forze dell'ordine contro di noi e questo non si può fare, quello non si può fare lo facciamo senza poi, lo facciamo da sole, blocchiamo e basta. È chiarissima la posizione, andiamo adesso a vedere un attimo insomma, cosa dice eh, il mondo della politica locale, diciamo, anche se c'è qualcuno, oh, dei, eh, anche degli operatori economici. Allora mi pare che qui insomma qualche volto noto de, per lo meno dell'amministrazione comunale di Amantea ce l'abbiamo. Cominciamo con, eh, con l'assessore Cannata eh, che insomma, ho avuto già modo di intervistare in un'altra occasione e mi pare che parlavamo insomma, di tutta la materia anche in quella occasione. Allora, eh, come amministrazione comunale innanzitutto eh, rispetto a questo problema della Statale 18, com'è com la pratica, con chi avete avuto eh, diciamo, possibilità di parlare, eh, l'ANAS che cosa dice, quali sono i tempi, si parla di eh, diciamo, eh, questa conferenza dei servizi, eh, cosa è andata, si parla di un ricorso amministrativo, sono tutte questioni che insomma, dobbiamo mettere un po' in sequenza per dare... Eh, informazione e eh, eh, dare una risposta anche a chi protesta e eh, eh, all'opinione pubblica in generale. Eh, sulla questione ehm, la sta seguendo meglio l'assessore ai lavori. Pubblici. Sentiremo anche lui. Te. Che lunedì sono stati in regione proprio per l'apertura della conferenza dei servizi. Noi la stiamo seguendo più volte. Siamo stati alla regione Calabria e loro assicurano che per quanto riguarda almeno il mese di aprile di iniziare i lavori per quanto riguarda la protezione qua della, della statale 18. Ma discutevamo qui prima che è necessario anche intervenire sul ponte del Savuto perché, per noi, che anche se si trova nel territorio di Nocera, per noi è importantissimo perché è una via di sfogo. Diciamo per se ci sono problemi sulla statale. Ponte che più volte è stato detto che è stato finanziato, però ad oggi non, non, non abbiamo nessuna diciamo, notizia. Eh, lei ha una conoscenza della pratica? più articolata, ci dica un po'. Allora, come diceva bene il collega Cannata, lunedì siamo stati a, a Catanzaro dove si è tenuta la prima conferenza dei servizi relativamente alla problematica qua della statale 18. Mm, a dire la verità mm, si pensava che in un primo momento, diciamo nel mese di aprile-maggio, si potessero iniziare già i lavori, però però ehm, sono nate una serie di, di problematiche all'interno della Convenzione dei Servizi, in particolare non per quanto riguarda la nostra amministrazione, perché noi siamo già andati con il parere, muniti di parere eh, positivo ovviamente, la stessa cosa ha fatto l'ANAS, la stessa cosa la Capitana del Riporto, però eh, sicuramente ci hanno detto alla, i dirigenti della Regione Calabria che questa, eh, questa pratica si fermerà sicuramente poi all'assessorato l'assessorato all'ambiente dove ci saranno delle, come dire, delle tempistiche da rispettare e che i lavori molto probabilmente se inizieranno prima dell'estate ci vorrà il mese di giugno-luglio. Eh, come dire, ci appelliamo a questo punto al Presidente Oliverio che sì, in qualche modo eh, spinga il più possibile questa, questa, eh, questa problematica, la porta avanti il più possibile, il più presto possibile perché questa è l'unica, la, la Statale 18 è l'unica, diciamo, strada che, che, come dire, collega nord e sud nella parte tirrenica e, e se c'è sono dei problemi, come sappiamo, per le mareggiate e, e le, se dovesse crollare questa Statale, rimarrebbe Isolata veramente una parte, la parte nord diciamo, del Cosentino con l'altra la parte, parte della Calabria in sostanza. Quindi eh, questa è una cosa urgentissima e bisogna intervenire eh, nel più presto possibile. Insomma, nel più presto possibile. E, eh, mi appello a, pure al presidente Oliverio che lui conosce come dicevo prima benissimo la problematica, poi non solo per il ponte, c'è la possibilità addirittura di collegare, eh, perché mi, mi dicevano che sono 3 o 4 km, 5 km, insomma dal ponte fino allo svincolo di San Mango d'Aquino perché non come dire eh, prevedere eh, qualche finanziamento che non credo si tratti di grosse, grosse, grosse somme, a che insomma, eh, si potesse eh, come dire, arrivare allo svingolo molto più facilmente allo svingolo di San Mango da Quino e ehm, ridurre la il, i tempi di percorrenza da Amandea a Cosenza e viceversa, con una, una ricaduta dal punto di vista economico. In mensa sia per Amantea che per Sono temi razionali. Poi qui abbiamo altre rappresentanze istituzionale. Eh, però siamo alla minoranza. Eh, però il fatto che qui maggioranza e minoranza stamattina dal comune di Amantea ci sono è un, eh, un fattore di sensibilità e di unità comunque politica istituzionale rispetto ad un'esigenza. Eh, è evidente che insomma loro rappresentano la maggioranza quindi sono. Quelli che dovranno portare le pratiche sul tavolo. Noi che seguiamo la vicenda sul piano della comunicazione, anche più volte siamo intervenuti in questa cosa. Riteniamo che insomma, ci sono delle cose che non sono più rinviabili, perché insomma, lo Stato che si mangia lo Stato, la regione che si mangia la regione, perché insomma, i, i, i pareri secolari dell'assessorato regionale all'ambiente rispetto ai lavori che deve fare la stessa regione ci sembrano cose che ormai nell'era della telematica sono surreali insomma e eh, 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 secondo noi se queste eh, iniziative anche l'informazione ha un senso Rispetto a queste cose eh, bisogna in, incidere perché insomma, un ponte crollato dopo otto anni e eh, 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 ancora non si vede la cosa è qualcosa di veramente diciamo, inaccettabile. Ecco. Voi invece che valutazione date? Da parte nostra mh, pensiamo sia mh, fondamentale eh, ripristinare una via alternativa di esodo che colleghi questi eh, punti nord e sud della Calabria perché eh, qualora ci dovesse essere la necessità di raggiungere eh, ospedali. Mh, e regione, uffici, chi per lavoro, chi per necessità, eh, non si potrà avere una via alternativa se non eh, andando da Paola e questo è assurdo veramente nel 2015 mh, oltre tutti gli anni ormai eh, che sono passati in vano senza una, una soluzione al problema per cui noi spingiamo eh, tutte le forze attive a eh, impegnarsi ancora di più eh, per risolvere il problema e eh, cercare dei fondi eh, affinché questo ponte venga eh, ripristinato. Bene, eh, vedo oh, qui, anzi la, la invito ad avvicinarsi perché insomma, noi lavoriamo con una Camera e non con due come la RAI, quindi ci dobbiamo... Ah, bene, ci è una eh, consigliera di 5 Stelle, altro diciamo rappresentanza di minoranza. Ecco, noi un foriondo onda lo abbiamo già avuto, vorrei sentire la sua valutazione in onda. Sì, allora eh, puntiamo subito sul problema. È importante che siamo, lei ha sottolineato l'unità prima e questa è una cosa che ritengo importante, è un segnale, io spero che sia poi concreto, no? che non, non rimanga solo una, un, un intento, eh, concretezza per raggiungere il risultato perché il problema c'è, è un problema serio, un problema che va avanti da tanti anni e quindi bisogna convergere, su questo non c'è dubbio, per ottenere lo scopo e il risultato, risolvere il problema problema della viabilità e intervenire sul ponte. Eh, io farei però anche una piccola analisi retrospettiva eh, perché noi adesso siamo qui, c'è la nuova giunta Oliverio eh, grandi propositi, propositi che abbiamo già ascoltato, Vandaferro aveva parlato della rimodulazione del piano sud e quindi di una delibera Cipe con uno stanziamento di 6 milioni di euro. Ci interroghiamo, ci domandiamo se è attendibile questa notizia sulla quale però non abbiamo avuto ulteriori conferme, ulteriori informazioni. C'è stato anche un intervento del Dipartimento della Protezione Civile l'anno scorso, un decreto del Dipartimento con uno stanziamento di 537 mila euro, sempre per quanto riguarda il ponte. Quindi quello che vogliamo capire è eh, la concretezza, la volontà seria e questi soldi ci sono, non ci sono, verranno utilizzati in che modo. Il discorso retrospettivo riguarda le responsabilità. E, quando c'è stato il sequestro del porto il 18 giugno dell'anno scorso, del 2014, il sindaco in un consiglio comunale disse che era una mannaia caduta dal cielo. Al di là mo, della facile ironia che si può fare, io voglio essere molto seria su questo punto, poiché la chiusura del sequestro del porto e il crollo del ponte non mi sembrano mannaie cadute dal cielo, ma mi sembrano situazioni dovute a effetti di attività amministrative, di scelte amministrative scellerate, che nessuno paghi e che si debba intervenire con soldi pubblici. Sempre, soldi cioè i nostri, dei cittadini che non solo hanno i danni, tutti questi trattori che eh, sono costretti a fare quanti migliaia di chilometri se dovessimo considerarli in, in tanti anni eh, sulla, sulla statale. Eh, se pensiamo ai danni materiali, alle difficoltà che potrebbero sempre peggiorare, io mi domando perché nessuno paga. Allora, io posso dire che da ultimo, pochi giorni fa, c'è stata una manifestazione per quanto riguarda Coreca, un altro problema che lasciamo per il momento da parte. E Paolo Parentela, il nostro portavoce alla Camera e Nicola Morra, il nostro portavoce alla, al Senato, si sono impegnati per interrogare i ministri competenti, i ministeri competenti e capire quali sono le responsabilità e come concretamente si vuole intervenire. Quindi eh, io eh, anticipo queste attività eh, che scenderanno nel, nel concreto, eh, nella speranza che non sia solamente un'opposizione um, un che agisca, ma che eh, la maggioranza eh, al Consiglio e nelle sedi più elevate, Regione e Parlamento, si impegni concretamente. Perché io porto la voce dei cittadini, non ce la facciamo più, di vedere danni. Eh, spese pubbliche e nessuno che si assume le proprie responsabilità. Abbiamo, abbiamo, abbiamo ascoltato diciamo la rappresentanza politico-istituzionale da di Amantea. Eh, insomma i problemi. Eh... Sono stati sviscerati in maniera chiara e diciamo, anche incisiva, ognuno poi con la propria sfumatura. Poi abbiamo accennato al problema, abbiamo sentito Giuseppe che è un po' l'animatore di queste cose, abbiamo accennato a questo problema insomma, del danno economico, attività turistiche che incidono su questa zona, che sono preoccupate. Se i lavori inizieranno a luglio-agosto qui eh, ci sarà eh, l'inverno per eh, la viabilità. Insomma altre volte non l'abbiamo documentato, ma insomma qualche operatore economico, io qui ne ho uno che eh, eh, ho riconosciuto subito, vogliamo pure sentirlo, insomma una valutazione. E come abbiamo detto questa è una zona anche sul piano eh, della filiera agroalimentare de della regione st strategica, qui eh, ci sono ampie coltivazioni che fanno capo alla famoso marchio DOC la cipolla di Tropea e qui insomma ne abbiamo uno dei rappresentanti ecco, che tipo di danno, quale preoccupazione come operatori economici avete rispetto a questa situazione? Allora io sono il presidente del consorzio di tutela della cipolla rossa di Tropea E eh no, no, per questo l'ho avvicinata non a caso e rappresento diciamo, il consorzio abbiamo una serie di problematiche nella nostra zona che sono dalla viabilità dell'SS-18 che va ripristinata nel modo più categorico perché se no saremmo tagliati fuori completamente bisogna andare a fare il giro dall'autostrada dall per andare a Paola e tornare alla Mantea quindi mi sembra una cosa assurda nel 2015 una cosa di questo genere quindi andrebbe ripristinata sia l'SS-18 e sia l'SS18, o la vecchia SS18 con il ponte del Savuto, che è caduto ormai da tempo e che abbiamo fatto manifestazione su manifestazione, ma che non siamo ancora ad oggi riuscite a ripristinare. Oltre a questo, noi abbiamo avuto il problema del torbido. Diciamo dei fari fiumi perché il torbido non c'è stata la dovuta manutenzione e quindi ha incominciato a scavare, le paratie stanno cadendo, noi stiamo rischiando l'esondazione di tutti i terreni coltivati alla cipolla rossa di Tropea, che è un grosso danno in quanto mh, su questo prodotto ci lavorano migliaia e migliaia e migliaia di persone giornalmente e dell'economia della zona oltre al turismo che mi meraviglio in questo momento che non vedo nessun operatore turistico per quello che riguarda l'SS18. Quindi eh, abbiamo avuto una riunione con la Confagricoltura inerente anche al Consorzio di Bonifica. Perché il Consorzio di Bonifica ultimamente c'è un molto lassismo, ci sono molte spese superflue che vanno riviste e che la regione si dovrebbe impegnare con Mario Oliverio. A ripristinare questa situazione perché non abbiamo i servizi e ci vogliono anche aumentare l'acqua e questo sarebbero dei costi insostenibili con la crisi che c'è oggigiorno. Insomma, problemi che si innestano con altri problemi e che poi portano sempre ad una matrice generale come cambiare l'andazzo. Eh, sul piano istituzionale, sul piano anche dei servizi collaterali che dipendono dagli enti pubblici. Eh, C'è qualche altro, oh, ecco, un altro, un altro consigliere di minoranza, sempre eh, del comune eh, di Amantea. Ecco, qual è la sua valutazione? Si tratta di situazioni importanti che bisogna risolvere senz'altro, questa in modo particolare perché evidentemente. Insomma, inibisce il collegamento tra il nord e il sud insomma, della, della costa, con ovvie ripercussioni per quanto riguarda tutte le attività umane, anche quelle ordinarie diciamo. Quindi questo è un problema sul quale dobbiamo intervenire con. Eh, con forza e noi, da questo punto di vista, insistiamo presso la nostra amministrazione a maggioranza e gli assessori competenti perché si facciano attori di un'azione molto forte. Per quanto riguarda il ponte di Savuto, la cui utilità è fuori discussione, insomma, noi agiremo e insisteremo anche in questa direzione affinché si ripristini. Ma adesso dire a che cosa serve è superfluo. Serve e bisogna risolvere un ponte storico, peraltro, che esiste da molto tempo e il fatto che non ci sia crea grossi grossi problemi peraltro di affollamento di questa strada perché impedendo quella, quella via avrebbe consentito di smaltire gran parte, del, diciamo buona parte del traffico che insiste sulla litoranea. Per cui da questo punto, punto di vista noi saremo molto attenti e insisteremo perché ognuno faccia la propria parte. Ecco. In particolare, l'attività agricola ne, ne soffre molto perché molte aziende che hanno alloggiamenti da questa parte hanno terreni dall'altra parte e viceversa. Quindi capisce bene che giro enorme devono fare. E questo per le eroiche attività agricole, che sono mediamente piuttosto piccole, diciamo, eh, diventa un fatto assolutamente ineludibile. Ecco. Insomma eh, abbiamo visto come eh, tutta una serie di problemi legati alla viabilità eh, in qualche modo mettono in sofferenza un mondo, un mondo fatto eh, soprattutto oh, non solo quello che fanno i cittadini ogni giorno relativamente alla mobilità, ma un mondo che è un'economia che gira intorno a due, eh, a due arterie. Eh, fondamentali per quest'area che sono appunto la vecchia sede eh, della Satale 18 che potrebbe essere non solo l'alternativa ma è anche l'arteria che serve tutto, tutta eh, questa economia che circola eh, 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 insomma intorno alla coltivazione della cipolla ma non solo della cipolla e qui c'è insomma una, uno, uno dei lavoratori del settore Tante cose sono dette, ma sentirla dalla voce di chi si sporca le mani la mattina non è, eh, fa più effetto, diciamo. Se il ponte eh, è molto importante per noi con i mezzi agricoli, in modo che il traffico, non, non, non mettiamo traffico in linea di macchine, qui che, eh, con questi mezzi agricoli non è che camminano come le macchine, allora si rallentano anche il traffico. Eh, e questo è un problema molto serio anche d'estate. C'è un, pro un problema pure di sicurezza. di sicurezza per le persone che viaggiano su questa statale, eh, diciamo così, eh, è tutto il settore agricolo che ci stiamo versando su questa piccola strada eh, che a volte devono intervenire per poter passare, più noi con i trattori che creiamo sicuramente degli incidenti, si possono, eh, come già sono successi nel, nel passato. Per questo ponte, insomma, questo ponte alleggerisce tutta l'arteria che eh, ci, diciamo, ci fa camminare eh, meglio le, le macchine. E eh, su questa statale 18 la nuova 18, che la vecchia 18 è chiusa e non, non, non possiamo utilizzarla eh, insomma, noi abbiamo cercato di dare una, uh, il nostro contributo come uh, mondo dell'informazione a quella che è una, una protesta legittima, a quella che è una preoccupazione legittima da parte della comunità uh, e delle comunità che intorno a queste due arterie stradali... La statale 18, la nuova sede è, il ponte, è quella sul ponte, del ponte sul Savuto, la vecchia sede della statale 18, oggi di competenza provinciale. E ci auguriamo che le istituzioni al più presto predispongano degli interventi, mettano in atto delle azioni per velocizzare il tutto. L'estate è alla porta con, con tutto quello che ne consegue. E qui, eh, diciamo, dalla sede. Della strada statale 18 a cavallo tra Nocera Terinese e Damantea, a cavallo tra le due province di Cosenza e Catanzaro. Per oggi l'inviato speciale conclude qui il suo intervento e vi dà appuntamento alle prossime puntate. Arrivederci.